Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo appuntamento sempre sulla serie di Resident Evil 2. Ci eravamo lasciati nell'episodio precedente in cui avevamo ottenuto il medaglione dell'unicorno che andremo direttamente a mettere qui adesso nella statua per sbloccare, credo si alzi ancora di più. E in più abbiamo anche ottenuto la chiave di picche che ci servirà appunto per aprire tutte le chiavi con la serratura di picche di cui già ce n'è una qui sopra. Abbiamo trovato anche, sempre nell'episodio precedente, questo libro di plastica. Libro di plastica che sembra che un tempo fosse sorretto da una mano, quindi letteralmente dobbiamo trovare una statua, presumo, che sia appunto a forma con una mano che debba sorreggere qualcosa. Intanto andiamo a mettere il medaglione. Era il primo. Ok, come si sta solaprendo? Mi dici qualcosa? Non mi dici niente. Ok, allora io andrei intanto per il momento a lasciare il libro. Perché intanto per il momento credo non ci serva. Casomai lo riprendiamo successivamente. Per prima cosa. No, qui non c'è niente. Per prima cosa andrei ad aprire questa porta. Mi ricordo che nella versione per PlayStation 1 c'era. Ah, questo è solo uno specie di shortcut. Ah, ok. Quindi letteralmente abbiamo solo fatto il giro. Qui, da quello che mi ricordo, abbiamo battuto tutti. Qui c'era solo una specie di appunto cassaforte che non avevamo la combinazione, però. E basta. Ok, quindi andiamo a esplorare ancora di più. Vediamo cosa troviamo. Questi dovrebbero essere, sì, quelli che abbiamo battuto qualche episodio precedente. Ok. Questa è chiusa. Ok. Quindi, mentre siamo qui, vediamo cosa possiamo sbloccare. Qui c'è un coltello 103. Non ho il 103. A meno che io non possa premere il tasto del 3. Anche se non c'è il tasto. Infatti, no. Non me lo fate premere. Qui serve una scheda. Vi dicevo ragazzi, c'era nell'episodio precedente, scusatemi, nella stagione, diciamo, nella versione per PlayStation 1, la cosa è che quando, per esempio, finivano tutti gli utilizzi di una determinata chiave, qui fuori c'è uno zombie che però intanto non riesce a passare, finivano, dicevo, gli utilizzi di una determinata chiave. Ti diceva vuoi eliminare la chiave e tu potevi scegliere di se sì o no. Qui non c'è un tasto. Ok. Tu sei morto. Bagno, qui ci siamo stati. Ok. Ok ragazzi, ho trovato. Sono salito ancora di più, ho trovato una nota. A tutti i sopravvissuti, consideratelo come un regalo. Se avete la sfortuna di essere ancora vivi, fate attenzione a quegli orrendi cosi che sembrano essere stati scuoiati vivi. Li abbiamo soprannominati Liker o Liker. Sono ciechi come le talpe, ma sembra che abbiano un udito incredibile. Se non vi mettete a correre come degli idioti, sparando alla cieca, dovreste riuscire a evitarli, forse. Ad ogni modo, muovetemi come se foste mia nonna in carriola e camminate il più lentamente possibile, chiaro? Ora non posso più stare qui a perdere tempo. Il dovere mi chiama e ho un amico da vendicare, David. Ok, quindi molto presto andremo anche a vedere i Liker. E spero che li vedremo solo quando io abbia un fucile. Perché così non credo che possa batterli, eh. Quindi letteralmente mi dovrei muovere così. Così piano, così piano. Ok ragazzi, sono andato dall'altra parte opposta da dove abbiamo. Dove siamo usciti dalla libreria, dalla biblioteca. Quindi è quest'area. Sembra questa un'area molto tranquilla. Intanto qui andiamo a trovare una pianta verde che andiamo direttamente a combinare. Così intanto andiamo a
Ottenere più spazio nell'inventario anche. C'era altro? No. Ok, vediamo cosa c'è qui dietro. Un'altra cassaforte. E qualcosa da leggere, presumo. Questo qua. Guida della città. Benvenuto a Raccoon City, la città che ospita la sede del colosso farmaceutico Umbrella Corporation. Raccoon City è una città viva e dinamica, dalla storia lunga e importante. In questa guida scoprirai solo alcuni dei luoghi più interessanti che la nostra città ha da offrire. Centrale di polizia di Raccoon City, l'edificio al centro della città non è sempre stata una centrale di polizia. In passato, infatti, era la sede di un museo d'arte. Alcuni elementi della struttura, come all'insegna della torre dell'orologio e la statua della dea nell'atrio principale, sono vestigia di un tempo ormai passato. L'orfanotrofio. A pochi isolati della centrale di polizia sorge l'orfanotrofio, fondato e gestito dall'Umbrella Corporation, grazie anche al generoso contributo di aziende e privati cittadini. L'edificio è noto per la sua colorata vetrata che attrae esperti d'arte da ogni parte del mondo, che credo che sia a questo punto la parte di Claire. Che appunto erano solo due cose da leggere. Quindi, qui di nuovo la chiave. Ok. Perfetto, quello che vi dicevo prima, con il comando scarta puoi scartare un oggetto chiave che ha svolto la sua funzione, contraddistingo dall'icona del visto rosso. Oddio, ma sì, ma intanto non scartiamola, non ci serve. Quindi abbiamo già aperto tutte le stanze con le picche. Io in lontananza sento un elicottero. Adesso non lo sento più, forse è dall'altra parte. Vabbè. Abbiamo trovato la tessera. Tessera che presumo ci serva. Mettiamo qui direttamente. Tessera che presumo ci serva. Sopra c'è scritto tessera armadietto armi. Perfetto per prendere il fucile. Molto carino che ci sia anche. Guarda. Ritornare questa carta dopo l'utilizzo. Se perdi la carta, contattare le unità dei pompieri. Vabbè, eccetera, eccetera. Comunque è molto carina la cosa che c'è scritto dietro qualcosa. Che ci sia scritto dietro qualcosa. Allora, qui rimanca la mano, braccio sinistro, statua. Ok, la mettiamo qua. E qui ti manca il libro, ovviamente. Quindi ritorniamo là sotto, prendiamo il libro, prendo anche il... Non corriamo perché non vorrei che ci fosse un leaker, appunto. Ok. Quindi ragazzi, ritorno al baule, prendo sia... prendo il libro. E grazie alla tessera prendo anche il fucile. E ci vediamo direttamente davanti alla statua. Ok, ragazzi, eccomi qua. Ho recuperato il fucile con i colpi che avevo nell'inventario e i colpi che mi ha dato lui. Ho preso anche il libro di plastica, che presumo. Ah no? Aspetta, se io te lo combino. Il tuo braccio sinistro col libro. E poi lo andiamo a mettere qui. Giusto? Ok. E mi dai la pietra. Cosa mi dai? La pietra, presumo. Ok. Ah, tutto lo scettro. Che me ne faccio io dello scettro? Mi serve solo la pietra. Esamina. Un corto scettro con incastonata una gemma. Cosa c'è? Un tastierino? Ah, ok, perfetto. Una gemma il cui valore sembra essere molto alto. Ok. Va bene, quindi da qui presumo che abbiamo finito. Presumo di sì. Intanto io vi dico che ho equipaggiato il fucile, quindi diciamo se vediamo qualche like, ovviamente utilizzerò questo. Qui mi servirà sì, un bastone o qualcosa. Quindi andiamo dall'altra parte. Io continuo a sentire un elicottero.
Che si è schiantato però. Si è schiantato, credo, da questa parte. Guarda, si intravede da qua. Qui c'è l'uscita, ci andiamo dopo. Ah, perfetto, si è schiantato qui. Ok. Si è schiantato proprio qui, quindi intanto prendiamo l'erba. E abbiamo già l'equipaggiamento di nuovo pieno. Andiamo fuori. Ok, questa parte me la ricordo nel primo. Certo, non c'era questa scena, eh. Claire? Mi sta chiamando Claire? Claire! Hold on, I'll be right there. Ok! Wow. Claire, it's so nice to see you. How are you doing? That helicopter just came out of nowhere. I'm in one piece. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets? Unfortunately, no. But how are you doing? You know, just surviving. That's good. Any luck with your brother? No, not yet. Claire, don't lose hope. I'm sure we're gonna find him. Damn it. You know what that means? Yeah. Dinner time. Claire, I think you should go. Don't worry about me, Leon. You take care of yourself. You need to go now. Okay. Let's get through this. Both of us. Marvin, I've got a situation here. I'm surrounded by zombies. Marvin, do you copy? Mi sa che Marvin. Damn it. Mi sa che Marvin c'ha bello che lasciato. Allora, cosa andiamo a togliere? Per ora niente. Qui c'è questa che mi serve, l'utensile mi serve. Quindi andiamo a montare qui. Mi serve per qui. Ok. Allora, scartiamo questa, dai. Scartiamo questa, le facciamo così. Ok. Bella che c'è anche l'animazione, eh. Ah, e qui abbiamo fatto solo il giro, letteralmente. Ok. Qui c'è qualcuno che sta entrando, eh. Noi pistola alla mano. Dai. Ok. Allora, dopo aver battuto questo, qualcuno qua c'è. Ah, quello dell'inizio. Ok. Finalmente abbiamo tutto. Ragazzi, io vi posso dire che per questo episodio è tutto. Vi ringrazio per la visione. Vi invito a lasciare un like e di commentare se volete. Ci vediamo al prossimo episodio.